Siamo alla seconda puntata di Radio Racto che è il vodcast più magico di sempre, benvenuti, l'ultima volta abbiamo parlato di Pauper con il nostro Aizen che salutiamo ancora, siamo io e Marco, ciao Marco Ciao E questa sera super ospite perché abbiamo con noi Elisa Lattini che in arte sei? Sono io, Elisa Latini, sai Easy! <ride> ok, allora chi è Elisa Latini? Allora, ehm, per me e Follon una delle cose più fighe che c'è in Magic da sempre è l'art, la, la, proprio il concetto di arte che esiste dietro le carte di Magic, perché noi da giocatori di eh, competitivo siamo abituati a vedere la carta per quello che fa e non ci fermiamo più a guardarla tanto spesso, però in realtà abbiamo... Questa cosa entrambi di guardare il disegno e cercare sempre l'art la, più figa per la carta più forte che ci sia e quindi ci siamo voluti prendere anche questo frangente di andare a parlare con un artista effettivamente artista sia per lavoro che per vocazione che è Elisa perché ricordiamo che Elisa è anzi ve lo dico io ho conosciuto lei in quanto siamo stati entrambi collaboratori del giocatore medio di Magic che salutiamo salutiamo tutto il gruppo e adesso Elisa. Cosa stai facendo di bello? Chi sei nel mondo del Magic? Qual è il tuo obiettivo? Parlaci un attimo di te prima che poi prendo la parola e parto. Allora, io sono un graphic designer, quindi di fatto lavoro in ambito artistico e, e quello per cui ho studiato è quello che faccio, miracolo. Eh, magic l'ho scoperto negli anni di università. Eh, quindi tardi, e eh, diciamo così il mio piccolo sogno è di lavorare in Wizard perché scoprendo Magic in università ho detto: No, sta roba è troppo bella, devo fare anch'io le arte qua sopra perché è troppo bello. E Magic mi ha dato tantissimo, quindi in realtà vorrei disegnare per Wizard per eh, trasmettere le cose belle che ho visto ad altre persone. Quindi eh. condivido. Che è fighissimo, che è un po' il concetto che sta dietro tutto questo discorso: di parliamo di Magic perché vogliamo che Magic venga condiviso. Quindi tantissima roba. Hai cominciato in un università, magic. Quindi giochi? Sì, io okay. gioco a commander, io gioco il formato che fa aumentare i prezzi delle carte, secondo alcuni, <ride> detto in modo carino. <ride> Ma tra l'altro, la prossima puntata, spoilerissimo, quindi la, la guarderai sicuro perché parleremo di Commander con un altro content creator che si occupa proprio di questo. Quindi andremo un po' a fondo nella questione e capiremo se è vero che falsari i prezzi delle carte o meno. Magari, così <ride> cerchiamo di capire perché, di, di alcune carte, diciamo così, di alcune, di alcune carte e. Infatti... Per muovere i passi verso la Wizard, però, immagino che cioè, ci siano tanti artisti che vogliono fare questa cosa perché è un prestigio interessante. Tu, in particolare, sei molto, molto attiva eh, a livello almeno. Io ti vedo spesso nei tornei, chiaramente, che organizza il giocatore medio, per cui sei mh, compresa nello staff. Ma ti vedo spesso anche in altri tornei come artista, soprattutto per i token che porti, giusto? In e, realtà ah. ah, questa cosa è nata proprio dal fatto che gioco con Mandarin, cioè co è correlata la questione. Eccoli qua, guarda intanto. Vi faccio vedere qualche token dei più belli che mi ha mandato Elisa. Dei suoi, e sono veramente una roba pazzesca. Secondo me, sono molto, molto belli. Sì, e come mai bello. il token? Cioè, io ho un fetish particolare per i token: nel senso che eh. devo avere tutti i token di tutte le carte che ho, anche se non mi capiterà mai di usarle. Ah, per due motivi, uno in mm. Thunder penso sia il formato dove hai più token, cioè puoi, puoi giocare veramente qualunque cosa che metta token. E mi sono resa conto che però certi token non è facile trovarli. Alcuni forse addirittura non esistono. E, tipo, eh... tipo che token non esiste? Domanda, curiosità: anche tu, Marco. Se ne sai di robe. Allora, aspetta, che mi, mi devo ricordare, però mi pare che ci sia qualcosa che metti Questo i è fantastico, ragazzi. Mm. Qualcosa che mette i poli oh, così strani. No, no, il, il tentacolo Eldrazi. Il ah, gli Eldrazi spawn vecchi magari non esistono. <ride> perché quelli della seconda ondata delle Eldrazi Winter ci sono. Quelli vecchi, mi sa. So, quelli so vecchi non ci sono effettivamente. Credo che non ci siano. Tra l'altro c'è qualche token nella storia di Magic che prima del ristampe stava a un'infinità di soldi. Tipo quelli di Merit Lage che era rarissimo o il token di voice la bestia sì, alla tra l'altro ne ho fatti tre c'era una bestia che era, che era misprint c'era una sì. bestia con scritto Wurm si sì. ah, si sì, vero. vero Vero, vero. era vero. bestia di Biscuitin se non sbaglio esatto sì. Di sì. Vale, questi sono questi con uh, i Digimon, no aspetta questo è Digimon questo Quello però è, tra... è Yu-Gi-Oh si sì. ah, okay. questo è Yu-Gi, questo è yu questo però è Digimon Devi capire certo. che i token mi, mi divertono per uh, due motivi: uno possono essere quello che vuoi, ma proprio Wizard ti dice il token può essere quello che vuoi. Ah, da, reg da regolamento può essere quello che vuoi. Uh, C'è l'usanza di averli stampati, cioè, tanti, tanta gente li fa stampati siccome a me piace creare qualcosa che poi sia un pezzo solo, unico, li disegno tutti a manina. Mamma mia! Ma cioè, che è una bomba, tra l'altro, perché Bellissimo. questo di Iron Man. Vabbè, io sono poi un po' malato della Marvel come tre quarti delle persone che giocano a Magic. Ed è io... veramente spettacolare. Sono veramente bello, bello bello. Ce ne, so, ce ne sono allora. alcuni. Tipo questa è una collezione ispirata all'Art Nouveau ad Alpo. stavo vedendo che cioè, tutta questa serie è bellissima. Eh. Che tu conta che poi noi li stiamo vedendo grandi ma in realtà sono grandi 8 cm per 6 più o meno eh? come una figurina come sì, una figurina sì, sì, sono... sì. come una figurina quindi ci vuole tanta tanta pazienza però è divertente farli perché poi sono pezzi unici perché io tendo a non farli mai uguali quindi se una persona mi chiede lo stesso soggetto non glielo faccio uguale a meno che proprio non me lo chieda super mm. espressamente quale uguale cerco comunque di non farlo identico. E tipo questa serie per cosa l'hai fatta? Cioè è ispirata a quello ma l'hai fatta per un motivo particolare? Ma è, mi è stata chiesta. Ah ma belli. Gli hai lasciati bianchi perché così poteva decidere lui cosa fossero. Cioè le bianche nello slot esatto. del nome. Esatto. Cioè in realtà è anche comodo perché tanto per essere legalmente utilizzabili eh, bisogna avere lo spazio per mettere il dadino. Sì. Che si vede che mi piacciono anche i Pokémon. Sì, vede, sì, ecco. si vede un Ma pochino. Di... Che, che tra l'altro, qui in mezzo ci sono anche i token che io gioco per il mio mazzo. Ah, si. Sì? Che token sono? Guarda. <ride> Questi, ok. Questi sono ritratti che mi hanno chiesto. cioè Sono persone vere. Mi hanno chiesto, mi fai i miei amici come se fossero un, una pedina zombie, una pedina squadra Beh, cioè, Bellissimo. Sì, c'è. E come, come ti contattano? cioè, come ti si può contattare per, farti, per chiederti dei token? Ah, a, a parte sai... trovarti ai tornei, tipo gli Insiders Cup, mi ricordo, che eri eh, lì presente come artista. E vabbè, e ai GMDM. Però, come se io domani mi sveglio e voglio un token costrutto super figo per, il mio, per la mia Urza Saga, che faccio? Mi... Mi potete, di solito mi potete contattare sui social che tanto rispondo sempre. Anche i quindi... ragazzi i social chiaramente saranno tutti in descrizione, ovviamente. Ma in realtà, oppure i tornei? Pensa che c'è gente che mi segue sui social, ma mi aspetta appositamente ai tornei per chiedermi delle cose. Eh, eh beh, ma ci sta, sai, perché comunque il rapporto con, uh, con l'artista, per darti. cioè, io magari ho in mente una roba e voglio che ti passi esattamente il concetto che ho in testa, perché magari non riesco a esprimerlo a parole e ci perdo un po'. E beh, questo con Pegasus, che belli, questi. sono veramente fighi, eh. E quanto ci metti a fare un token di questi? Te lo chiedo dipende perché ho visto un post interessante sul tuo profilo Twitter che parlava di costi, ma che sì. ti fai capire il lavoro che ci va dietro. Allora, il token dipende perché, tipo, molti di quelli che hai visto, tipo Muha, sì. per io li disegno prima in grande, cioè faccio il disegno in grande, wow. e poi lo, lo stampo rimpicciolito così so esattamente... Qual è il risultato finale? e Poi lo rifaccio. Me lo ah. disegno, lo rimpicciolisco e poi me lo guardo e lo ridisegno. Altri invece sono disegnati direttamente, dipende. Questi sono i miei token. Questi li gioco io. Ah, ok, guarda. Uh, Lugia Luffy. <ride> Rufy, scusate. Ma qui sì, c'è gente che Beh. mi. Ho detto no, li uso per il mio mazzo. Non si toccano, <ride> sono stra, stra belli. Cioè, io amo i token particolari. Vabbè, e, e i vabbè, uno del mie mondo. Una delle preferite è quella degli Street Shark. Te lo dico perché quando Eccolo. me l'hanno chiesto, io li guardavo da bambina e sono impazzita. <ride> ah, è vero, questi sono i token di Shark Taifun fantastico, sì. bellissimo, bellissimo. Follow. tu che, che token ti faresti fare? Se domani, domani ti dico, ti regalo un token, te lo fai fare da Elisa? Che token ti fai fare? Mi farei fare un umano. Un umano di quelli che escono da Castellardenvelle 1-1 cittadino piccolino? Sì, 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 un, cioè, sì uno, il classico 1-1, uno, uno, eh? eh, ma me lo farei fare è stranissimo. O mi farei fare Archi una qua. serie di sempre di diversi umani eh? su forse Kenshiro oh, bello su Kenshiro mi piace mi piace molto su Kenshiro ma infatti ti dico che la, la cosa dei token da libero sfogo a tutte le cose che mi piacciono perché di solito mi chiedono sempre cose che mi piacciono io sono felice come i bambini, no? Perché poi Eh certo, poi se ce lo fai che ti piace è bellissimo. Ma sì, allora io sono andata, sono, sono andata anche in tante fiere del fumetto a lavorare, però nella fiere del fumetto ti posso garantire che non ti chiedono mai quello che ti piace. Sì, come mai? Ah. Non lo so, uh, però uh, io, io le, leggo fumetti eccetera, eccetera, però non c'è mai stata una fiere che mi abbiano chiesto qualcosa che mi piacesse come personaggio. Da quando faccio i token mi chiedono solo così mi piacciono. Ah, ok, beh, dai. Ma ci sta comunque. Eh, nel senso. Ma poi sai che cosa? Ah, non utilizzo. Cioè, è proprio mm. diverso il, la questione. Che dai qualcosa che la gente poi gioca. No, oh, questo me l'ero bruciato. Scusatemi, tutta la serie di Slam Dunk me l'ero bruciato. Sì. Tanta roba! No, 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 bellissimi. E effettivamente, io a sto punto, prima o poi mi farò fare un ottimo token, una serie di token costrutti sui robot di Futurama. Con. Bella. Tutti i robo di Futurama. Sì, 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 deciso, accettato, accettato. Comunque dicevo prima, ti ho chiesto scusa, ma poi ti ho interrotta. Eh, tu fai tutto il quadro grosso, poi lo rimpicciolisci in dati casi e in quei casi di quanto ci metti? Perché, cioè, nel senso, le illustrazioni immagino che non saranno proprio leggerissime da fare, cioè, sarà una roba complessa. Dipende, nel senso che quando mi chiedono, perché non, non li ho messi, ma c'è gente che mi ha chiesto il ritratto di una persona. Mm. Quella e chiede due settimane perché quando ti chiedono un ritratto di base deve somigliare alla persona poi deve somigliare alla persona in una grandezza di 8 centimetri eh, Com comincia a diventare effettivamente leggermente più complicata la situazione quindi, quindi la, la cosa che la complicanza è data dal fatto che in 8 centimetri devi riconoscere la persona perché un conto se lo vedi grande in un foglio da stampante dici si sì, è lui e lei in quanto è 8 centimetri. No, 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 infatti, Beh, io mi ricordo quando avevi fatto il tappetino per il giocatore medio di Magic con su quello che al tempo era tutto lo staff, e lì farci stare tutti: che somigliavamo alla carta di Magic che ti avevamo detto, era stato un disastro. <ride> Però mi era piaciuto, era proprio una roba veramente veramente fica. E tra l'altro, comunque mh, ho, ho visto qua sul tuo profilo delle robe. Magic a parte, diciamo. Quindi, questa è Miss Marvel. I suppose yes, Eccola qua. Degli questi sono acquarelli. Scusa, ti chiedo cosa sono perché sono ignorante e non vorrei dire una cappellata. Sono acquarelli Se Ma... te lo chiedi sono la mia alternativa a comprare carte di Magic. Io compro le carte o compro quelli. Ti dico che più o meno i costi sono simili. Eh. Guarda, che bo'hai. Eh beh, però cioè che, che, che resa incredibile. Tanta roba. Sono veramente delle rese... E eh, queste sei tu mentre lavori? Ah ok, queste sono le mitiche... Queste sì, cose che, da TikTok che, che funzionano sempre Ma molto. Tantissimo, che poi in realtà il design, lo sketch lo faccio in digitale per una questione di tempistica. Certo, immagino che sia molto più veloce. E poi mi dipingo tutta a manina, perché infatti ce l'ho qua sulla scrivania, sta roba. <ride> Quindi, tu, finisci la? Eh, questo è il nostro idolo italiano allora, Truiro esatto, io, io adoro Marco, lui lo sa. e Noi ci adoriamo a vicenda io e Marco. <ride> e anche, fa... se, anche se molto più piccolo di me, però... <ride> eh, prima o poi parlerò anche con lui per portarlo qui a Radio Ractus. Magari sì, facciamo ma, una puntata se vuoi, metti una buona parola. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Ci sta. No, comunque veramente dei lavori super super belli e complimenti. Perché, cioè, anche guardare questa Chandra, è veramente. Cioè, come concetto. Ecco, adesso che ho visto Chandra, stai ripensando a cosa farti altro. fare? a ah, un art di qua ah giusto bravo fallon bella introduzione bella introduzione perché questi sono i lavori di Elisa che ci hanno fatto capire una cosa veramente veramente molto importante torno sulle nostre facce non so se ci avete visti non so se l'avete capito ma noi siamo le tre persone più adatte in tutta la storia del magic europeo e mondiale per decretare quale siano le 5 migliori art di magic ecco il motivo questo è pesante e eh si no, scateneranno eh. I commenti peggiori perché cioè, mi è sempre, vediamo se faccio una domanda veloce, non, non vi è, cioè, a me è sempre capitato di trovare l'amante dell'art vecchia, tipo del 96, degli anni primi 2-3 anni, quindi quelle art un po' differenti, o chi tipo impazzisce per le nuove art che sono molto più futuristiche o anche assimil assimilabili ai manga, eccetera. Io non lo so, non ho mai avuto una preferenza particolare per uno stile o okay, che secondo me ci sono delle cose che sono superiori a prescindere. Allora, non so, eh. ti posso dire che ho avuto lo stesso feels, nel senso che io poi conosco, oltre a conoscere degli artisti di Magic, conosco anche gente che compra le arte originali, che c'è tutto un mercato di cui noi siamo all'oscuro. Ma eh, c'è tutto un mercato che adesso, grazie alle crypto, è esploso dell'arte dell di Magic. E una cosa che mi ha sorpreso è che le arti vecchie vengono vendute a prezzi folli rispetto a quelle nuove, in, in molti casi. Un po' di tempo fa hanno venduto l'arte originale di Green Monolith, mi pare circa mm. 70-80 mila dollari. Ma questo è assimilabile oh, all'età oh. dell'artista? Domanda da ignorante che però cioè è, è un, no, in, non è un investimento ma... sul futuro che dici vabbè l'artista mi muore e allora pago di più l'art che poi varrà di più no però ti posso dire che una cosa che ho visto che mi ha sconvolto è un disegnatore che adesso fa tutto che è Scott M. Fisher sì. per dire un'idea adesso in double master ha fatto la nuova Liliana full art sì 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 ho presente è molto bella ecco se vai si torni indietro di 2-3 anni, quindi le prime art che ha fatto quando io ho iniziato a seguirlo, quando se non sbaglio aveva fatto qualcosa per Ravnica o qualcosa del genere. Allora, aspetta le che guarda, facciamo che lo cerco qua, intanto mi ha detto che si che Scott M Fish, Scott. Infatti la sua firma è un pisciolino Sì, se mi tu, ricordo. La persona che ha comprato le sue prime art le ha pagate niente. E adesso solo la sua firma vale un sacco di soldi. Mm, dovrebbe essere roba sua. Domanda. No, però questa roba è molto, molto vecchia. Come si scrive di preciso Scott, Scott M. Puntato Fisher? Sì. Vediamo. E eh, non me lo trova. Ah, perché forse non ti prende la M. Puntata, sai. Uh, okay. Però Scott Fisher. No, Quindi non so. si... sa che non me lo piglia. Vediamo, eh, bastasso. Scrivi Liliana della stop, e da lì cerchiamo allora, le altre. Brava, c'hai ragione. Che tra l'altro, lui, se andate a seguirlo su Instagram, si sì, mi pare sui mette tutti i video di come fa le cose. Io intanto mi muovo un secondo. L'altra, questa. comunque, eh, quest questa. Quella... a la... Ah, Scott M. Fisher. Ok, ok, ok. Ci siamo. Allora, adesso ce l'abbiamo. Fa vedere. Giusto per e... vedere. Eh sì. Beh, niente, non me la deve trovare a fango. Facciamo un <ride> Scott Fisher, niente. Scott, ma l'ho trovato allora. prima. Com'è possibile che non lo trova? Vabbè. Non... Comunque, tu artista preferito di me, Giada, domanda. È Ciao una domanda testa, cioè non, non, so, non, so, non sono in grado di dartene uno solo. Sicuramente ci sono due donne nella mia top 5. Uh, top ok, dimmi le due donne, rimaniamo sulla sulle uh, due che hai in mente. Una è Rebecca Guy. Ok. E l'altra è Teres Nilsen. Eh, Teres Nilsen eh, è un beh. po' rimasta nel cuore di... Parliamone. Tutti. Choc, choc foil fa sempre il suo effetto ciò è eh. una delle art più belle che effettivamente io mi possa ricordare col frame vecchio poi è un'altra è una roba esagerata poi yes. oh, il frame oh, vecchio sì, in realtà mi sì, ricordo sì. lo giocavo in zoo tra eh. le artiste donne che mi piacciono c'è cioè magari Villeneuve sì. perché lo... Di persona tra l'altro. Maggie Villeneuve che si è fatta un sacco di GP pre-Covid, nel senso che era ovunque, ovunque fosse, stava diventando RK Post praticamente dalle presenze che faceva. E art famosa di Maggie Villeneuve, Narset Part of Vales. L'ultima che mi viene in mente. La tua preferita Anche... sua? La mia preferita credo sia Rashmi. Ah, mi piace. Ah, me. Rashmi, minchia, che bella. Ma che bomba. Mi, piace, mi piace tanto il, il, il contrasto con le parti oro e il vestito blu di Rashmi. Cioè, troppo... Qua. Infatti io ho questo tappetino firmato da lei che l'ho incontrato a un GP, ci ho parlato. E questa credo sia una delle mie... Anche se Narset è bellissima ah, e ho conosciuto anche la modella che mm -hmm. ha posato il disegno. <ride> Era sempre con la... lei ai GP, domanda. Eh, di solito sì, perché sappiate che molti artisti di Magic hanno i loro modelli che ah. vestono in play per fare i disegni. Ah, wow, che bomba! Non ah, sapevo. Lo sapevo. non lo sapevo, questa roba è fica. Bello, 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 mi piace, ah. mi piace molto. Ma adesso veniamo a noi, non fuggiamo più da, dal nostro compito principale di questa sera, ovvero decidiamo quali sono le art più belle di Magic della storia. E quindi abbiamo selezionato per voi, noi che abbiamo il, la scienza infusa dall'alto, eh. Le art migliori possibili, ognuno di noi ha scelto 5 art e le abbiamo messe in categoria. Siete tutti da, se dico delle cose con cui non siete d'accordo, ditemelo che vi muto. E eh, <ride> stiamo, andiamo a vedere un po' cosa abbiamo scelto. Tra l'altro, secondo me, Elisa, io anche Follon ditemi la vostra, ma le art che vengono scelte rispecchiano un po' il giocatore che sei così io ho questo dubbio perché le mie art sono state Vengevine Etheru vabbè canonista ok e eh, Snaring Bridge ma quello vecchio Moxopale e terrore e mi danno l'immagine di essere un giocatore unfear a me mi viene in mente un mazzo flavio esatto lantern eh. control oppure mamma mia <ride> mal di testa esatto invece Follon ha scelto Talia PTE Lovestruck Beast Restoration Angel e Bitter Blossom PTE nella sua versione full art che davano ai GP credo eh, e mi fa venire in mente che Follon sia un giocatore molto legato al board state e alle creature esempio no? Elisa tu cosa hai scelto e perché? Ehi. Allora, io ho scelto in realtà non in base tanto alla carta, ma alla carta e all'artista. Perché tu sei più professionale, riesci a distaccare questa roba emotiva. Brava, noi non ce l'abbiamo fatta. In realtà, io ti posso assicurare che butto soldi quando li ho per delle versioni alternative di carte che ho già. Eh. Ah, ok. Allora sei <ride> esattamente come noi, perfetto. <ride> Allora, in realtà la prima è la palude che ha fatto Seb McKinnon per il suo Secret layer. Bellissima. C'è la sua MTG. Eh, è molto bella. Eh, effettivamente le terre non ci ho molto ragionato. Eh, mm. perché ti dico, sì, io adoro Seb, ma questa credo sia la cosa più bella che abbia mai fatto per me. È molto molto figa. Tra l'altro aspetta che le tue, ce le, me le hai mandate, tu sei molto più avanti di noi e me le hai mandate anche in questo formato che si vedono decisamente meglio. Cioè effettivamente... È una, una signora roba. art, ma una e signora art. Tanta, tanta roba. roba. Allora, tra l'altro ti dirò una cosa, mm. di queste art solo una è digitale. Ti sfido a indovinare quale. Di queste art una sola è digitale e gli altri sono tutti quadri praticamente? No, e... oh, adesso le vediamo tutte e poi alla fine Questo gli e... no, no. Questa anche secondo me è quadro, ma ce lo dici alla fine. Allora, intanto mi segno, per me è Fallon, non è questa. <ride> ok, mi segnerò quale sarà. Poi hai scelto. Beh, questo è. Cioè... Eh Rebecca, allora questa mi piace tantissimo. È proprio bella. Poi, anche se, se pensi alla carta com'è, la carta è foil perché era una carta che promo di. Aspetta, che uh, devo qual... cercarci intanto. Era una DCI di qualcosa. Sì, era sì, una DCI. Sì. Ed è bellissima. Conta che io, di Pattu Exile, perché a me piace il bianco, ne ho tipo 6-7 versioni. Credo uh. di avere quasi tutte le versioni che abbiano fatto. Quindi. Tra l'altro, ho scoperto oggi che tipo queste di Secret Lay resistono io non ne avevo assolutamente idea. Sì, sì, ce ne sono tantissime. Ma se ne no, sono 20 ristampe, eccola qua, quella DCI. Sì, purtroppo MKM fa questo lavoro orripilante che te le mette così. Però è proprio. È Però proprio è, fatta bello. Benissimo. è proprio bello, anche la foilatura è bella. Sì, sì, sì. Erano quando erano in quel brevissimo periodo in cui il foil era fatto bene dalla Wizard. Quindi complimenti a loro. Questa. No, poi ha anche rom. un bel concept. Eh. Sì. sì vero non mi ricordo il tuo cosa... sì, sì, sì 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 e secondo te questa follow non è eh, digitale o vuoi dirmelo alla fine dopo che le hai viste tutte no no questa non è digitale no neanche secondo me questa neanche secondo me vediamo se questa ci sembra digi... no questa no perché è della Nilsen <ride> secondo me lei disegna tutto allora, la, allora questa allora ti dico questa è l'arte che io ho proprio nel cuoricino ok cioè, innamorata di quest'arte Uh, sappi che ne esiste una mia versione dove Florinda Zanetti ha posato per me. Ah sì, pazza. Ma l'hai pubblicata da qualche parte o è visibile da qualche parte? Su Twitter c'è la versione a matita. Ah ok. Ne esiste anche una a colori che però tengo nascosta. Okay. Però... Okay, ok, ok, ok. Prima o poi la vedremo. Prima o poi la vedremo. Però è bello che Florinda ha posato... Siamo amiche quindi gli ho chiesto la cortesia e ha posato per me. Questa credo sia una più belle, belle esistono, sia perché forse Fuel, è iconica. Esatto, infatti stavo per dire ragazzi, chi non la conoscesse questa è forse full, una delle carte più iconiche di sempre del gioco. Esatto, quindi meritava di essere nella classifica, non sì. puoi non metterla. No, no, è entusiasmante. E questa l'ha fatta la Nielsen, domanda è... Eri. Tutte... Sì, ah, quelli... c'è scritto la quella di, di Alleanza, sì, sì, quella vecchia me la ricordavo sicuro. Su questa era sicuro il 90%, ho detto aspetta che chiedo conferma. però c'è la firma qui sotto. E secondo me, lei questa l'ha fatta davvero, cioè nel senso è un quadro. Io immagino che lei dipinga, ma ho visto, cioè, dipinga proprio tutte le carte che fa. Allora, sono andata a vedere come ci sono dei video di... dei ve... delle cose vecchie che sono andata a studiarmi come fa le sue cose. Quindi mm. sì, okay. sì quindi no neanche questa ah, stiamo arrivando in fondo mm, eh. attenzione me. attenzione che qua ho dei sospetti lei è Elspeth Knight Errant mm. Follow. tu sei affezionato a questa figurina? ma la giocavo, la non, giocavo. non sono cioè, diciamo, super affezionato però la giocavo c'è stato un periodo in cui era molto molto forte in cui il bianco faceva delle partenze aggressive e si permetteva addirittura di giocarla anch'io sì sì questa è credo l'unica il spett giocata per tanto tempo so che giocano quella a costo 3 no, no beh c'è cioè quella in standard 6. si giocava in standard si giocava quella grossa si giocava il spett a, a costo 6 di Teros ce l'ho perché devi, devi sapere che è stata la mia prima carta di magic, Elspeth Io anche... Oh. Non, non la vedete, ma vicino a me c'è una Godsend scala 1 a 1 mia. Eh no, so io, io no. lo sapevo già, io lo sapevo. Aspetta, vuoi farci vedere la Godsend? Eh, ma si vedrà malino perché lo schermo è piccino, quindi niente. Però no. te la porti dietro agli eventi? Riesco, sì. Eh, però, perché... Quindi nei prossimi <ride> eventi che c'è Elisa, ricordiamoci di chiedere di portarla, così almeno siamo... E sono in... due metri e mezzo di lancia, quindi Beh, come... non è... Oh, <ride> no. <ride> Diciamo che non è proprio eh, se Ryanair non te la fa portare, ecco <ride> per Ma che... ora. Ma... E... E... questa è di Volcanbaga tra l'altro. Che oh. bellissima, è molto, molto bella. Beh, su questa ho dei dubbi. Io, Fallon, tu cosa dici? Mm. Ti faccio vedere l'ultima e cerchiamo di dare una soluzione ai nostri dubbi. Eccola sì. qua, Elenda the Dusk Rose, che okay? era una carta di. Ixalan, una creatura leggendaria di Ixalan Giusto? Yes, che adesso hanno ristampato Tra l'altro con uh, il disegno di Ferguson Sì, sì, ho visto Infatti oggi cercavo le arte e ho detto mm, Vediamo se ho preso quella giusta No, io ho preso quella giusta Però c'era quella di Double Master, giusto? Che è uscita lì nell'ultima yeah. espansione ah. Questa carta è bellissima per due motivi: adoro il contrasto con l'oro perché lo, quando vedo l'oro impazzisco sulle carte. Ah, effettivamente mi hai detto la stessa cosa di Rashmi, quindi ci sta. Ma è un colore difficile da lavorare. Per cui cioè, ti piace perché dici wow, l'hanno sì, controllato bene. Sì, sì. l'oro è un colore difficile mm. da, da, da lavorare. Poi la versione di questa carta fisica di Ixalan, sì. poi l'è bella perché fa il solo loro nelle carte di. Ah di Xalan se ci fai caso le foil hanno foil solo loro ah wow non ci ho mai uh, fatto non, caso ah, non tutto solo le parti tipo di Elenda la foil ha foil solo loro ma non ci avevo mai fatto caso ci farò caso perché vabbè, il, mm. il, il ragazzo da cui vado io spesso nel Viper Car Game che trovate anche lì, il link in descrizione ha un sacco di foil e ci farò caso la prossima volta che lo vedo, gliela chiedo da controllare perché sono così. Non c'ho mai. X run è una cosa che ho giocato molto poco. Io da player, quindi mi sono perso un po' di art, devo essere onesto. Ti, ti dico la verità: sono di... della serie di Elenda sono proprio belli i foil: cioè, mm. sono bei... sono belle le foilature. Mm -mm. Beh ma tra l'altro, lei è uscita nella stessa serie di Colossal Dreadmo, quindi deve essere bella per forza. Vabbè, Questo è un piccolo meme così. Beh. Il suo valore è aumentato, grazie una... hanno aggiustato mm. il regolamento. Per lei, tra l'altro, di... per chi gioca, soprattutto a commander. Andiamo a vedere un attimo la carta a questo punto, perché sono molto, molto curioso. Elenda Daskrose prendiamo quella col disegno nuovo, giusto? Di Ver... No, beh, ma è lei. Aspetta. Ma è fatto, però quello di Ferguson è quello lì. Esatto. Questo, esatto. wow, no, mi piace di più la versione normale. Devo essere onesto, a cioè... me piace. Di Ferguson però è completa, è proprio un'altra cosa. Eh sì, me. è che si vede poco purtroppo da queste schermate perché vabbè la definizione okay. che c'è MKM è quello che è. Comunque, lei dice una creatura 1-1 a questo 4 lifelink, quando un'altra creatura muore metti un pino più uno su di lei, quando lei muore metti x-1-1 -1, vampiri bianchi dove 1 è il suo power. E perché hanno cambiato il regolamento? Questa In caso. Eh, prima lei doveva finire il cibo proprio essere messa nel cimitero si sì. adesso in realtà quando un comandante muore tu puoi decidere se mandarlo al cimitero o in zona di comando ah. ora vieto la regola anche se la mandi in zona di comando triggera ah perché prima sarebbe stato ingiocabile perché aveva uno shot di essere giocato poi dovevi rianimarla insomma diventava prima, un po' più complicata prima mi eh, hanno fissato questa regola e erano fatto wow quindi un motivo in più per, per dirmi giocarlo non la sapevo questa roba. Molto, molto bella. Allora, io dico: io dico che questa di Elspeth è quella me, digitale Per Sei me l'altra. Per te, Elenda, D dici, sì. Elisa, chi aveva, chi aveva ragione? Nessuno dei due. Molto bene, siamo stati e bravi, bravi. <ride> Ta -na -na. mi svelerò una cosa che ti scioccherà: quella digitale e quella di Sam. No, non l'avrei mai idea. Io ero proprio sicuro che questa fosse detto. quadro. Mi proprio sembrava 150. proprio pennellata. Madonna, allora, è questa cosa ha sconvolto anche me, te lo posso assicurare. Se uh, tanti dipinti di Seb sono digitali, lavora anche in tradizionale. Eh. Però lui fa lo sketch, quindi fa il, il bozzetto in, in uh, tradizionale e poi l'originale così lo fa in digitale. Porca ah. miseria, che bomba! No, beh, eh, vabbè. Cioè, proprio. Non hai detto, lo so. No, 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 assolutamente. Sembra proprio un quadro fatto e finito. Pazzesco. Beh, che poi è un quadro in realtà. Che noi siamo legati alla cosa di quadro fatto con Pennelli. il pennello. Certo, è una visione un po' più ristretta della cosa, però ci sta. Mamma mia, veramente bella. Hai fatto delle, delle Hai preso delle carte con un'art veramente veramente figa. Ma adesso è il momento che stavo aspettando io in realtà, perché loro non lo sapevano. Ma per me è importantissima questa cosa. Allora, partiamo dal basso, ok? E per ognuna delle categorie, che beh, adesso le manteniamo così, perché sennò ci metteremo vent'anni. Ognuno di noi voterà una carta. Che non è quella che ha scelto, quindi io non potrò votare terrore, Marco non potrà votare bitter blossom, Elisa non potrà scegliere Elspeth, ok? Quella che riceve meno voti viene eliminata e poi si va avanti, partiamo dal basso e parto io perché così rompo il ghiaccio, io vi dico che tra le tre che ci sono qui sotto tolta terrore, che per me quest'arte è incredibile, cioè è proprio anatomicamente fantastica, pazzesca, voto come più bella bitter blossom. Poi Elisa, tu che dici? Voto anch'io Bitter Blossom. Ah, ok. Perché... Ah. Adoro Elspeth, però è... Bitter Blossom c'era nel cuoricino comunque. Ok, e quindi Fallon, ah, sì. il tuo voto per adesso è superfluo, ma ci dici cosa tenere, però mi sa che Bitter Blossom si porta a casa la vittoria. Qua. Che cosa voti? E eh, non potendo votare Bitter Blossom voto Elspeth Ok, quindi terrore non piace a nessuno a parte che a me Sono molto contento di questa cosa <ride> L'andiamo la a mettere qua in fondo Adesso Adesso eh, e, e io Elisa chiaramente Ormai sono io l'ago della bilancia Quindi convincetemi di qual è la carta più bella Perché Fallon Perché è Bitter Blossom è più bella di Elspeth Eh beh, secondo me è molto bella per i colori e per proprio la tipologia di art che ha, mm -hmm. eh, molto gotica, mh, mi, a me piace proprio da impazzire. È una bella battaglia tra questa e anche l'altra Bitter Blossom. Ma questa secondo me è superiore. Sembra un po' un rosone, ecco. Mm -hmm. Elisa invece. C'è cioè, un rosone un po' strano. Sì, eh. sì, sì, chiaro, però ci sta. E invece, Elisa, tu come difendi Elspeth? Se vuoi, eh. magari poi mi dici no, mi piace di più Bitter Blossom, è troppo bella, non riesco a difenderla. Sono due arti molto belle, se due, me, mettiamoci da, dal lato della carta che ho scelto io, sicuramente è meravigliosa per, sia per queste, è, se noti tutto sui toni caldi, quindi mm -hmm. gli arti danno una sensazione di piacevolezza e soprattutto è ricca di dettagli, con eh, tutto il ricco per quella bitter blossom ma... Io ti faccio notare che se zoomi eh, la cintura è piena di dettagli, si vede che perfino il, uh, ha un leone sopra il petto e si vede gli orecchini, cioè... Eh, effettivamente c'è un lavorone qui dietro, ma tra l'altro la Godsend qui non era ancora finita perché era solo la sua parte senza quello che poi gli è arrivato. Tu ma... sai la storia della Godsend? Immagino di sì uno spadino era era uno spadino <ride> era uno spadino allora io eh niente fallon tu mi stai molto, eh, è molto simpatico però sto giro vince Elspeth e per ora la chart delle delle carte più belle Elspeth, Bitterblossom e terrore terrore comunque sono molto dispiaciuto che l'abbiate sottovalutata sappiatelo in quest'arte <ride> era molto molto bella Elspeth vince perché è importante che per la torre quindi... ecco esatto esatto diciamo che c'è dietro della l'ho allargato un po' troppo aspetta ecco qua allora passiamo alla categoria number 4 ok stiamo risalendo gli scalini della, delle arte più fighe di magic e, e io ho scelto Moxopale Bellissima, è fantastica. Non, non vi sto neanche a raccontare. Nei, nei commenti, ragazzi, voi mettetevi qual è la miglior quinta, qual è la miglior quarta, qual è la miglior terza e così via. O se volete, mettetevi le vostre 5 art preferite nella storia di Magic. Chiaramente non siete, cioè non avete la nostra rilevanza a livello, però comunque mi fa piacere condividere con voi questa cosa. Allora, io ho detto Moxopole perché è un diamante che brilla proprio. Uno dei pezzi più belli sia a livello di gioco che a livello di art, ma se dovessi votare qualcosa di diverso vado per il cuore e dico Restoration Angel. E qua le ali che fanno la copertura a quell'umano mi piacciono troppo. Elisa, tu cosa voti? Tu hai scelto in questo caso uh, Elinda. Io ho votato Mox Opal. Oh, molto bene. Vado per Moxopal anch'io. Oh, sono molto felice di questa cosa. Quindi adesso, Moxopal prima, dobbiamo decidere quale... È... Esatto, è già così, è già così. E dobbiamo decidere solo qual è la seconda e qual è la terza. Eh, dovete convincermi ancora? Ah. sei sempre il lago della bilancia. Io sono sempre lago della bilancia, mi sento veramente super importante. Ti, ti dirò questa cosa. Sì. in realtà, Rolanda, credo che Restoration Angel sia un... essendo che am amante del bianco, credo stia bene in seconda posizione mm, 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 vai no. dai l'abbiamo deciso e ci siamo così, <ride> ma poi come bello quell'angelo ragazzi no questo è angelo bello. è veramente è, proprio mi far... dà proprio l'impressione di essere tranquillo che tra l'altro hanno fatto è una delle cose più incredibili di... della storia di... di magic secondo me delle art come l'arte la re... la... di Restoration Angel questa sia fantastica questa sia un cesso incredibile no cesso un incredibile no brutta. attenzione ma molto molto più brutta e allora ti dico questo: sono diverse. Perché poi in realtà io seguo la disegnatrice che ha fatto queste, di entrambe addirittura, seguo entrambe. Okay. Perché mi piacciono entrambe donne, tra l'altro che hanno disegnato queste carte. E questa, la prima, è una delle arti più belle che ha fatto. L'altra, l'altra disegnatrice ha fatto arte più belle. Ma tipo che arti altre arti ha fatto? Ti vengono in mente? In okay. questo momento no, però è... ha fatto altre art. Però noi io... ci fidiamo, tra l'altro, questo è un cosplay molto fatto male. Però volevo vedere questa cosa, no, no, no. Eh. questo ci fidiamo del fatto che tu mi dica che l'artista comunque ha fatto delle robe più belle. Però tra le due, io ho sempre trovato difficoltà a digerire questa ma anche perché questa è digitale l'altra sono sicura che sia tradizionale mm, ma poi questa la carta è foilata in una maniera che non mi piace per niente non so, no era... è bruttino sì. era bruttino il foil Ecco, il foil quanto incide Elisa secondo te su eh, l'impatto visivo di una carta cioè un'art fantastica su una foilatura mediocre tipo se criptico full art fosse un'art bellissima ma con quella foilatura che fa schifo secondo te cioè, renderebbe lo stesso. A me piace tanto, però. Allora, tipo che in alcuni casi il foil incide anche all'80% sulla bellezza di una carta. Eh, tipo, come, cosa ti viene in mente una uh, carta bella rovinata dal foil? mi faccio presente, guarda, prendiamo la palude di Seb perché sì? ho detto, il secret layer, sia foil che non. Sì, io non l'ho comprato foil perché. Eh... Secondo me non rendeva il foil di quelle arti tutto buio, cioè non mm. vedi quasi, è, è come un'ombra sull'art, non te la godi. Ah, ok, ok, ok. Bruttino, ah, cioè poi... bruttino no, però peccato per questa cosa effettivamente. Anche il foil ti assicuro che rovina, rovina un po' la resa delle carte, eh. ok. Poi a volte la dimensione inganna, cioè una, una cosa che mi ha ingannato tantissimo è la carta che gioco come comandante, che se tu la vedi piccola non ci fai caso, ma in realtà è un bambino con la pappagorgia, ma che proprio ha un triplo aumento gigantesco. Che, che comandante giochi, Kinnan? Sì, sono una brutta persona, sì, un pochino sì, un pochino sì, che chi con non conoscesse Kinnan, mettiamo quantomeno... Kinnan è una delle mie carte da combo preferite in Explorer, eccolo qua. Se noti, se la, tu la vedi in piccola, non ci fai caso, ma guarda come è grasso, sì. guarda la faccia. Effettivamente <ride> guarda, <ride> effettivamente sì, 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 sì. Tra l'altro, Keenan Bonder off no, Bonder Prodigy, anche noto con come questa cosa qua, ovvero Bonder of Overkill, perché certe volte ti fa fare talmente tanto mana che sei disprezzabile da tutti i giocatori, anche quelli dei tavoli più vicini a te. Sì, diciamo che io gioco commander multi e mi odiano. Oh, ok, sì. ci sta. Allora, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Io quando giocavo multi, giocavo Karn Silver Golem per proprio stallare tutti i tavoli, anche quelli tutti intorno. Quindi ci siamo ma abbastanza. Il Commander è un <ride> esatto. Il comandante è politico. Sì, Però... poi ti assicuro che non... nessuno si accoglie che sono donna, eh. Eh, no. Ma, non ma fa... ci sta. Non minimamente vantaggio è giusto così ma passiamo alla terza di posizione dove io ho scelto Ensnaring Bridge l'art con eh, la prima, prima art col frame che secondo me rendeva la carta veramente super bella questo è un po' un mix di bel frame con bella art che poi si è andata via via perdendo perché negli anni si è evoluta in una carta totalmente diversa, perdendo proprio tutto la sua war Secondo me, poi è stata scelta l'Ovstrac Beast nella versione. Eh, non saprei come si chiamano queste versioni alternative. Sono eh... extra, penso extra. le chiamano Extra. Yeah. Su, sai ancora, ok. Aspetta, avevano il frame, avevano il, avevano un, avevano il frame particolare perché le extra sono, sì, sì, sono quelle che uscivano da. Del, del, perché c'è stato un periodo che facevano tutti i frame dipende perché ci sono i frame le full art, le alternative quindi... eh sì ce ne sono un botto io non so più leggere il conto onestamente guarda questo Uh, queste, no, questa versione qua, che lui la chiama Extras, ok, esatto. lui la chiama Extras in questo, in questo spottone qua. Carta molto, molto interessante. Che, se giocate in standard, è molto, molto bella, effettivamente. E la scelta di Elisa è stata il classico del Magic, ovvero Force of Will numero 2 di Therese Nielsen. Che, tra l'altro, di Force for of Will Io voto Force of for Will, e eh, anch'io voto Force of Will. Quindi questa eh, è andata avanti. Elisa sta terza e scegliere tra la bestia e. Però io ti, faccio io, ti faccio notare, io ti faccio notare che io ho guardato anche il contorno di questa, non ho guardato guarda, solo il disegno. Guarda, la, la bestia non mi dispiace, però no, non c'è confronto. Oh, epa. e questo è un, un passo indietro. Adesso vi voglio, voglio sugli ultimi due. Ah, tra l'altro, <ride> al secondo posto abbiamo solo carte bianche. E tra l'altro, abbiamo un gemellaggio di PTE. Perché io ho eh, scelto bella, sì. uh, canonista Eteria che decide di far castare una spell solo a turno, e ha una la... delle art, aspetta, eh. E... Terzo... No, Flavia, inutile che ce la fai vedere. Io scelgo comunque PTE no, ma Poi fate voi bella, quale dei due. Guarda che dettagli, guarda che... che precisione! Eh, vedi, è bellissima! No, è bella, però boh, non, non mi dà col cuore. Cioè, è un mi... robot È però. proprio per quello, capito? So. Non ha cuore. Comunque, non posso sì, sceglierla. Giocatrice di Stax, zio sì, odiatemi canonista e canonista. No, sì. ma cosa? Va bene, va bene. giocatrice era, di Stax. Era ah, dip dipende dal formato, però, sì. Eh, sì. Allora... Beh, io, oh, comunque io sarò di parte, ma secondo me quel pa il patto full art così è super cioè, eh, però assurdo. tu l'hai votato, tu l'hai messo qua, quindi non Lo puoi so. votare. Ci devo portare un po' di acqua al mio mulino. Hai ragione, hai ragione. Allora facciamo così: parte Elisa, perché non ho ancora fatto partire l'ospite. Tu cosa scegli? Canonista. Tu canonista, Follon, tu scegli PT e questo PT, e è... in barca. Arcaisera, quindi io devo scegliere qualcosa di diverso da questo PTE, eh, non è molto facile. No, io voto PTE in barca. Perché questo l'ho avuto nelle mani al GP Bruxelles e con la follatura che aveva non mi piaceva. E vedi, invece, l'altro PTE di cui abbiamo parlato che esiste sempre: Foil ah, bello esatto. E qua però do una piccola soddisfazione a Follon e metto già il suo PTE davanti alla canonista, anche se lo faccio solo per te, Follon io te lo dico, grazie, TVB. no, ascolta. Potre potremmo investire questo qui? Te lo passo e ci tengo molto al primo posto. Eh no, ormai l'ho buttato su questo il bonus. Io. <ride> no. Allora andiamo, però adesso le art del primo posto le apro perché così le vediamo meglio. Partiamo da quella di Elisa, che abbiamo già qua, che abbiamo detto essere l'unica art digitale. Tra quelle che ha scelto lei, la palude di Seb McKinnon del Secret Layer. E io ci sono rimasto veramente un sacco male che sia digitale, lo ci, lo tengo a, eh, ci tengo a ripeterlo. Poi quella che è l'art inscaricabile del Magic, ovvero Vengevine, che boh, non lo so, sarà la carta protetta da più copyright del mondo, ma è difficilissimo trovare un'art un scaricabile di questa. Cioè che bella, eh. è pazzesca. E poi abbiamo talia Guardian of Traven, Guardian of Traven, DCI, ah, DCI di, di Steve. Di, esatto. Beh, qua, eh ragazzi, la, ma, ma di cosa stiamo parlando? La metto come carta. È che Art of M MTG chiaramente la sgrana un pochettino perché sono protette da copyright. Andiamo qua, che la si vede bene. Eccola, eh. eh. Questa è bella, vera, eh. Di quest'arte è il dettaglio della spada è vero. Cioè, questa mi ricorda molto Canonista Eteria, eh? cioè, nel senso, nella ricerca dei dettagli. Molto il discorso su Elspeth è incredibile come il bianco abbia delle arte bellissime e le carte in realtà siano le più scarse del Magic. È una cosa, no, dai, tagli. È forte, <ride> no, taglia. È, no, 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 Cazzo, è tagli pandora, fortissimo è perché, perché è un vaso di Pandora. Eh? Io ve lo dico, no, no. Qua sì, aspetta, vediamo. Aspetta, 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 vediamo se riesco a scrivere Vengevine in maniera giusta. No, ma non... Il tuo PC ha deciso che non lo ma puoi lo, cercare. Lo scrive solo al contrario. Però, però ti assicuro che concordo. Cioè, se ci... Il bianco ha delle bellissime art. Cioè... Il bianco ha delle art clamorose, eh. ma anche, anche solo penso alla serie delle taglie, senza andare troppo in là. Vado su MKM che mi viene più facile usarlo. Guarda, anche... eh, vi faccio, faccio, una, faccio un fuori... Un fuori, una cosa inaspettata eh, rimetti su quella figurina di prima proprio questo qui assurdo no, Alessia ma... guarda hai... Alessia non sa so niente di carte come si chiama questa figurina qua cioè la conosci questa figurina qua ma sì, non mi ricordo più come si chiama eh, però la conosci ma quante volte te l'avevo fatta vedere se mi dai un aiuto me lo ricordo da Italia brava Efa, cioè, Efa, Alessia e... mi odia per le figurine Eppure, no. no, perché io ho, vi dico l'ultima roba, poi vi lascio. Andare ho questo feticcio su Taglia. Nel senso che, cioè, io ho venduto 2000 tutte le figurine e adesso sto ricomprando solo le tutte le taglie in uno per per ogni edizione. Per ogni mi sembra un'ottima cosa. Io non le ho ancora tutte, ma anche a me piace. Taglia piace tanto anche. se anche come personaggio all'interno della lora una bella storia mm -hmm. mm, vero ma poi guarda quante volte l'ha rifatta a parte l'ultima eh, mi fa un po schifo quella di l'extras di promisis di Innistrad eh, ah, quella non eh... no, no quella lì sì, quella a me piace tantissimo invece eh, non l'ho mai vista per bene vista così non mi piace allora io ho visto il... Purtroppo se è intuito, io seguo gli artisti di Magic, quindi... Non è un filino ma ci stai, giusto. Io seguo i giocatori e eh, ci stai, è normale. Ma anche i giocatori, solo che... Cioè... A ah, tu hai solo più vizi, quindi. Io sono più, esatto. Cioè... <ride> ok. <ride> e... Vi posso assicurare che se seguite dei disegnatori, certe cioè arti le rivalutate in positivo o in negativo. Eh, ci sta. Ma perché vedi il lavoro che c'è dietro. Ma anche perché la vedi grande, magari pubblica nei dettagli. Vero. Um. Sì, è vero perché noi alla fine, effettivamente, abbiamo questa sfiga che in realtà è anche un po' la fortuna delle carte di Magic di vederle 8x6, come dicevi tu, nel senso che certe art ne guadagnano, però certe ne perdono tanto. Tipo i, i, i tagli di Esbeth, io non li avrei mai visti. cioè non, su una carta ciaone che li vedevo, eh, ma... E anche che taglia tipicamente sul board non ci sta tanto. Se la levano, se no eh. di solito ammuffano, esatto. In realtà è una regola che mi hanno detto che eh, quando disegni una carta di magic devi distaccare lo sfondo dal, dal primo piano, cioè, si devono perce... è proprio un, una regola aurea. Se noti tutte, quasi tutte le carte hanno proprio uno stacconetto fra i, fra i piani. Ah beh non... sì, prendiamone un'altra a caso, tipo quella che mi hai detto prima. Sì, non Ginnan, magari, ma ha scritto. In... Stasera non posso scrivere, è più forte di me. Prendiamo quella full. Quella... Sì, effettivamente si vede tanto. Cioè, e me l'hanno spiegata, me la... eh, infatti, quando me l'hanno detto, ho detto in effetti è vero. Non, non è proprio su tutte, tutte, però. Eh, questo è esagerato, si vede. Soprattutto sulle ultime, questa cosa si nota. Se ci fai caso, tante art staccano. I piani sono proprio. Se... Separati perché, perché quando poi la carta la stampano in piccolo e, se, e avendo i piani di prospettiva separati siede meglio. Beh, tipo, qua non è così. No, no, ti faccio una domanda: qua è così tanto staccato? Tipo in Hells Resplendent. Prendo l'arte grossa, che magari è meglio. Qua sai perché non lo percepisci? Perché i colori sono armonizzati in un certo modo. Non c'è lo stacco cromatico. Ah, tu dici è effettivamente però fatto poi... su piani diversi, ma te ne accorgi meno perché comunque il bianco su bianco. Cioè, nel senso, il colore molto vicino le rende vicine. Vabbè, poi è girato esatto. al contrario, però. Però sì, si vede lo stacco, eh. In realtà, sì, si vabbè, che quello, che... quello che ti inganna sono le luci. Ah, sul... sì, è vero. Aperta grossa, effettivamente si vede molto di più ma sì. che bomba Che sì. bella tra l'altro vorrei, vorrei, vorrei dire grazie alla wizard che finalmente ha smesso di farla rappresentare con un aspetto un po' troppo mascolino <ride> Beh, era... <ride> <ride> effettivamente ricordiamo il trailer di Teros Beyond Dead in death, ah De sì, cui... si sì, sì, conosce che lei, che però lei non sembra proprio, cioè nel senso, lei è proprio super combattente alla Conan, cioè nel senso, eh. dà quell'impressione lì, esatto, che, che, che un po' mi spiace perché io credo sia un personaggio abbastanza femminile anche nella storia quindi. Ma io sai che lei non me la ricordo bene. Ma ascolta, quando parleremo di lore, dato che mi sembri abbastanza esperta, ti, 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 ti chiamo. Ne parliamo bene anche un'altra volta. Facciamo... Tieniti lì, tieni ti. tieni ti lì, stai lì. Allora, facciamo questa cosa. È arrivato il momento di scegliere la carta più bella della storia del Magic. Dai tre esperti, più esperti di sempre della, del, delle arti del Magic. Allora, Follon non puoi votare Italia. Tu sei nella situazione Beh. più difficile di tutti, da quello che mi è sembrato di capire. Quindi. Però dico: Vengevine, e qua mi porto a casa un punticino Elisa. Tava lì. Eh, immaginavo, non so perché, ma immaginavo. E allora io farò quello che faceva Fedez a X Factor e vi dirò... Eccolo lì! Esatto. Il Golden Bud. Esattamente. No, no il, il Tilt. E vi dico la palude di Seb McKinnon. E lascerò no, scegliere ai, eh, a, a chi guarderà il follower. video di mettere nel commento... <ride> Qual è la migliore art tra Vengevine? Italia? ma la versione di CI, eh, questa qua con la spada in primo piano, e la palude di Seb McKinnon, mi raccomando, guardate quella non foil, così non vi perdete i dettagli nella foilatura troppo scura, ok? Però vi ricordo che Vengevine comunque mi sembra la, la carta più forte di tutte, ma va bene, lasciamo perdere questo aspetto. Pensate che è una pianta, mentre vogliamo votare gli uomini. No, sì, ma è una pianta vendicativa, cioè, hai mai visto una pianta vendicativa? <ride> Arrabbiata È molto arrabbiata, è <ride> incazzatissima. Beh, è, è stato piacevole però decidere la, diciamo, il top delle carte di magic divise per arte. È un discorso che dovremmo rifare ed è un discorso che rifaremo anche quando parleremo di lore e decideremo insieme qual è la, miglior, <ride> la migliore aspect di tutte quelle che ci sono state. Però direi che per oggi abbiamo dato il nostro contributo al mondo dell'arte di magic. Non so se voi siete d'accordo con me. Super bello, ottimo ancora per i lavori e penso che ci sentiamo. Sì. sì, sì, no, ci sentiamo sicuramente, ragazzi. Ma lasciate un follow, vi prego, se ancora non, non aveste lasciato il follow durante il video al profilo Twitter, Tu, principalmente, super eh, bello. sfrutti profilo Twitter e TikTok, vedo. Mm, sì, son, e Instagram, ci okay. sono anche su Facebook, però, tanto. Diciamo così, no, veramente complimenti. Non lo dico perché ci cioè, stiamo intervistando. Eccetera, proprio, belli, belli. <ride> sì, sì, sono veramente tanta tanta roba. E quindi mi raccomando, su tutti i profili. Che tra l'altro troverete tutti. Ah, guarda, Follon, Sì, L'ha fatta, fatta un ragazzo che Torch of ah, guà, questo è ispirato a te. Cioè, nel senso, ha detto: è il tuo disegno applicato a Chandra Torch of Defiance, sì. Sì. Eh. Sì. super. Molto, molto fico. Tra l'altro, salutiamo il bazar e il mercante. E niente, quindi seguitela su tutti i profili social che troverete tutti in descrizione. E intanto torniamo qui, così ci salutiamo con le nostre facce e non solo col profilo Twitter di Elisa. È stato un gran piacere di parlare di art perché, secondo me, è uno degli aspetti che tralasciamo quando giochiamo. Ma dovremmo dargli molta più attenzione quando montiamo il mazzo perché avere un bel mazzo poi fa sempre una bella impressione. Ultima cosa sì. Ma se tu dovessi montare un mazzo Con tutte le arti più belle che dovessi scegliere Con le carte che vuoi giocare Ok il tuo commander Foil o non foil? E non mi puoi dire che dipende dalla carta No non foil Allora, allora siamo tutti molto d'accordo Perché chiudo dicendoti eh, Il commander tutto foil Intimorisce <ride> ok. però poi ti voglio vedere quando vai a farti la commander night a leggerti le carte ok no questo, questo è un ottimo ottimo punto vado in giro con gli occhiali da sole dentro il negozio perché non capisco più niente e dopo questa perla di saggezza sul commander che intimorisce mi raccomando seguiteci ancora vi ricordo a fine avrei dovuto farlo all'inizio che troverete questa puntata anche sui tutti i social con i podcast non so ancora fare questa cosa ma prima o poi la, la imparerò e metterò ovunque anche il podcast. Il podcast più magico di sempre. Per oggi finisce qua. Ciao a tutti, ciao, ciao. Belli.